caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Per la serie talvolta ritornano, ma forse sarebbe stato meglio non fossero tornati, è tornato a sermoneggiare Walter Ricciardi, ve lo ricordate, uno dei protagonisti della stagione dei virologi mediatici superstar, la cricca dei virologi mediatici che occupavano il davanti della scena ai tempi dell'emergenza. Ebbene, cosa ha detto questa volta Ricciardi? Così leggo su ADN Cronos, il Ricciardi ha detto che è stato un grave errore da parte dell'Italia non accettare il Green Pass globale, proprio così. Come sapete l'Italia, e questa volta possiamo ben dire che ha agito ottimamente il governo di Giorgia Meloni, almeno su un punto bisogna pur riconoscerlo, ebbene l'Italia ha respinto la propria adesione alla nuova politica del Green Pass globale. La mia domanda posta a suo tempo e che ora riformulo è: per quanto l'Italia riuscirà a dire di no al Green Pass globale? Per ora c'è riuscita, a mio giudizio presto crollerà anche su questo tema. Ma al di là di questo è interessante sottolineare come il Ricciardi ovviamente non perda occasione per ribadire l'esigenza del Green Pass globale. Questo mi permette di dire che le tesi da me formulate nel libro Golpe globale, capitalismo terapeutico e grande reset trovano purtroppo riscontro. Una delle tesi del mio libro era quella secondo cui le misure dell'emergenza non si sarebbero esaurite con la fine dell'emergenza, ma si sarebbero mutate in nuova normalità. E questo sta accadendo oltretutto anche con il Green Pass, che io preferivo nel mio libro definire infame tessera verde, la quale infatti si è già mutata in una infame tessera verde globale, alla quale tuttavia l'Italia ancora non ha aderito.